Ministro dei Time, Angelo Mellone, grazie di essere tornato con noi a grande richiesta, perché i ragazzi assolutamente ti volevano e quindi sei qui troppo a rispondere buone a tutte le domande che hanno preparato, e abbiamo preparato anche qualcosa di speciale. Ah, non so niente, questo, guarda, sono arrivato, esatto, sei arrivato alla così al tempo di salutare Massimiliano. Siete clementi. È pronto. Grandissimo Massimiliano. Questo era Grand Tour, e quindi alla guida di Grand Tour in versione conduttore. Come nasce quel progetto? Come vieni ingaggiato? Era 2019, era cinque anni fa, quasi cinque anni fa, e avevamo pensato, io all'epoca ero dirigente, diciamo, di tutti i programmi di territorio di Rai 1, all'epoca, diciamo, Linea Verde e Limitrofi, e avevamo l'idea di provare in prima serata in estate un programma dedicato al viaggio che riprendesse un po' lo spirito di Linea Verde, ma con un accento un po' più avventuroso, più di scoperta. Fu scelta come conduttrice Lorella Cuccarini, e per una serie di questioni, diciamo anche piuttosto rocambolesche, 3-4 giorni prima della prima venne chiamato e mi si disse: vai tu in conduzione. E la tua reazione? Io ero al mare con i figli. Sarei comunque dovuto andare sul set con i due figli grandi, perché la piccolina Elena ancora non c'era, sarebbe nata pochi mesi dopo, e ricevetti una telefonata: devi andare in conduzione. Io l'ho fatto, l'avevo già fatto il conduttore, l'ho fatto di altre trasmissioni, non avevo calcolato questa cosa, ma avevo calcolato cosa? Ero in Puglia, la prima puntata era in Puglia, era un giro delle Gravine, perché ci si divide il lavoro, diciamo, Lorella avrebbe fatto e ha fatto la parte delle coste, la parte un po' più mondana, no? Del viaggio, più legata ai centri storici, alle grandi spiagge, ai luoghi più popolari. L'altro conduttore invece avrebbe dovuto viaggiare, cosa che ho fatto per tutta l'estate, massacro, le zone interne, le zone più aspre, più impervie, e andare alla scoperta, diciamo, di qualcosa che di solito non riguarda il turisti, ma riguarda i viaggiatori, quelli un po' più attenti, un po' più curiosi anche di quello che è meno conosciuto. E avevo il set a pochi chilometri da dove ero al mare, per cui io, anziché andare, rimanere dietro la telecamera... Cioè, mi sono Castellaneta Marina. Castellaneta Marina, eravamo nella Gravina di Castellaneta, perché era una puntata, diciamo, che ho fatto seguendo un percorso che partiva da un piccolo paesino della Daunia, che è l'ultimo posto, se si parla ancora il franco provenzale. Penso. Paesino piccolissimo, di veramente qualche decina di anime. E da lì, dalla Daunia, idealmente si arrivava a piedi fino a Santa Maria di Leuca, seguendo la strada dei pellegrini. Per poi, cosa che ho ricevuto? Il certificato del pellegrino. Allora, diciamo, vabbè, grazie, ma in una settimana hai fatto centinaia di chilometri non a piedi, ma era luglio, ne ho fatte decine e decine e decine a piedi, con un caldo terribile, tant'è che proprio il primo giorno di ripresa andammo alla Gravina di Castellaneta, e chiedo scusa a distanza di anni, perché ho fatto svenire il dronista e un altro paio di persone, perché era caldissimo, un collaboratore si era dimenticato l'acqua. Per cui siamo infilati in questa gravina, cammina, faceva un caldo terribile, dovevamo fare delle riprese e salire, diciamo, mi ricordo c'era una lunga scala a pioli in metallo, credo che fosse un pezzo di gasdotto abbandonato, e quindi per risalire la gravina bisognava fare questa scalinata, quindi ho detto, vabbè, facciamo una ripresa col drone di questa salita, no? Questi paesaggi così aspri, così affascinanti, quasi archeostorici. Solo che ci fermiamo, io con due speleologi che mi avevano accompagnato, aspetta 5 minuti, aspetta di vicino un quarto d'ora, quindi tu immagina con 40 gradi di temperatura, certo, all'ombra, al sole, su una scalinata di metallo completamente assolata, che quindi c'erano stati 60 gradi. È successo che dopo 20 minuti non è arrivato nessuno, siamo saliti perché nel frattempo il dronista era svenuto dalla fatica. Però poi alla conclusione di tutto ci siamo tornati, perché quella ripresa ho voluto fare lo stesso. Però è stato, è stato un'esperienza incredibile. Un'estate fortissima. Migliaia e migliaia e migliaia di chilometri tra automobile, treno, macchina, montagne, tuffi in mare. La scoperta di una grandissima conduttrice con cui
forse la più disciplinata con cui ho mai lavorato, che è Lorella Cuccarini. Persona incredibile con cui siamo rimasti. Poi era un'estate importante. Molto legata. È stata importante perché di lì a poco sarebbe nata la tua terza figlia. Sì, ma era tutto un, diciamo, un miscuglio di sensazioni stranissime che però mi hanno portato casualmente a passare tutto luglio e tutto agosto girando per l'Italia in questo modo. Cioè, con l'idea appunto era quella del viaggiatore con lo zaino che si ferma, fa campeggio. Che è vero che c'è tanta recitazione, però quella roba lì l'ho fatta davvero, cioè, ma ne abbiamo fatta tanta. E allora vuoi vedere un altro pezzetto di Grand Tour? Fate noi voi. Abbiamo un'altra clip. Mi sono abbronzato molto. Angelo Mellone, Grand Tour 2019. Mentre lascio questo treno della memoria, mi viene in mente che gli eroi più ammalati di nostalgia sono anche i più assetati di conoscenza. E non è un caso. C'è un tempo per guardarsi indietro e c'è un tempo per scoprire il mondo, per puntare alla vetta. In Italia il rapporto con la montagna c'è dal Medioevo. Lo stesso Petrarca, il poeta, raccontava della salita in montagna come accostarsi alla beatitudine. E la montagna è mistica, la montagna è salita, è ascesa, è rapporto diretto con l'elemento naturale. I vecchi monaci la impiegavano, la montagna, perché era povertà, era rapporto diretto con Dio, e nella letteratura sull'ascesi la montagna viene intesa come verticalità. L'elemento primordiale è forse che dà senso a tutti questi colori qui, che abbraccia tutto, è l'acqua. Qui c'è acqua ovunque, qui l'acqua ti circonda, e qui hai un esempio di come la nostra creatività possa domare, piegare la potenza della natura, costringendola tra l'altro a non sfoderare tutta la sua potenza distruttiva. Qui noi abbiamo costretto la natura a essere utile anche a se stessa. Belle, eh? Te lo ricordavi? Ti ricordavi? Quella è la cascata del Toce. Poi c'era un pezzo in cui prima era vicino una diga dove si arrampicavano gli stambecchi, che sono tutte zone, diciamo, tra Piemonte e Lombardia. Sì, quello è il Toce. Anche sono stati mesi dove, fra l'altro, io che mi vanto di conoscere molto bene l'Italia, ho scoperto cose ancora che non conoscevi, di più. Ancora di per più. Esempio, andate tutti a vedere la cosiddetta linea Cadorna, che è sopra il Lago Maggiore, che era una linea difensiva che il generale Cadorna aveva costruito in una grande guerra, convinto che gli austriaci avrebbero invaso la Svizzera, e che invece non è mai stata utilizzata perché non è mai accaduto, ma rimane una passeggiata incredibile che parte poco a nord di Verbania. Tutta la scoperta di pezzi di montagna che non sono sciistici, e che sono insomma anche abbastanza faticosi da raggiungere, che però ti danno veramente una sensazione di... Qua vicino c'erano gli stambecchi. Senti, hai rivoluzionato questo, guardo Marco Ferraglioni, direttore di blog Social TV, che mi sostiene dal punto di posso vista... Dirti una sì. Sopra quella cascata sì. Viveva un signore di Taormina che gestiva un albergo-ristorante, dico gestisce, che aveva sposato una signora di quelle zone, ma lei se n'era andata e lui è rimasto lì. E lui è rimasto lì, bellissima. Sì. Poi zone che magari spesso la neve d'inverno lascia isolate per delle per settimane. Sì, è una vita noi siamo metropolitani, una vita completamente diversa. Ti dicevo, tu hai rivoluzionato, guardo Marco, anche un po' il linguaggio, no? Di programmi come questi. Sei stato il re delle linee, no? Hai anche creato degli spin-off sulla base appunto dell'estensione di questo brand legato alle linee e al territorio. E allora la mia domanda è questa: che cosa serve secondo te per raccontare bene il territorio? Serve aver viaggiato molto, serve poesia, serve tecnica. Qual è l'elemento fondamentale che tu hai usato per questa avventura che è diventata poi un grande successo? Marco, è vero o no?
parliamo intanto di complimenti ascolti. La prestanza fisica che ha, perché veramente di pochi hanno. Ma diciamo, le linee hanno avuto un grande successo, anche perché lui l'ha poco costruita intorno alla natura. Secondo me l'elemento cardine è l'amore per la natura, l'amore anche per il prossimo e anche il voler conoscere al di là di quello che si conosce. Secondo me è anche un elemento realmente poetico, perché sono un po' uscite nella gestione di Angelo Mellone da quello che era appunto l'aspetto didascalico, no? Anche un po' pedagogico del racconto del territorio, è diventata invece un viaggio dell'anima. Questa è la mia lettura, non so se è corretta. No, è perfetta, Monica. Non solo è corretta, è esattamente, hai riassunto perfettamente cosa. Premesso, vedi, a proposito di viaggio nell'anima, questo trenino da cui io scendo, vedi, le casualità, perché partiamo dalle linee, è il trenino storico che collega Genova a Casella. Io sono di mamma genovese e un fratello di mio nonno, Silvia, salutiamo. Aveva, ciao mamma, che aveva un mio prozio, aveva casa a Casella. Vedi. Che è un paesino, diciamo, sulle montagne Liguri, non lontano da Genova. Questo era un trenino che portava, ma l'ho scoperto dopo per caso, che una delle scene avremmo fatta su quel trenino. A me sono ritornati ricordi indietro veramente ancestrali, ai pranzi di mio nonno con tutti i fratelli nei primissimi anni 80 o alla fine degli anni 70. Allora, perché il viaggio nell'anima? Allora, intanto, punto numero uno, è un viaggio nella nostra identità nazionale, il territorio, costantemente. Noi siamo l'unico posto al mondo dove, noi che siamo pugliesi, sappiamo che basta passare da un paese all'altro, mica solo in Puglia, per trovare modi diversi per nominare una stessa ricetta o uno stesso oggetto. Siamo il paese dei milioni di differenze, di dialetti, di lingue, di accenti, di ricette, di modi di dire, di tradizione, di architettura, e contemporaneamente siamo italiani. E questo grande miracolo che è l'Italia, evidentemente, come lo racconti? Lo racconti, è vero, attraverso, come dire, un approccio nozionistico, concettuale, divulgativo, didascalico, ma lo devi raccontare attraverso le storie, perché le storie appartengono all'anima dei luoghi, perché le storie particolari delle persone, le nostre biografie sono fortemente condizionate dal posto dove noi viviamo, e se anche lasciamo quel luogo noi ne siamo condizionati, perché ce lo portiamo nella corteccia cerebrale, dentro, ce l'ha attaccato all'anima. Sì. E fare esperienza. Quindi il tema del viaggio, della fatica, della scoperta, della conoscenza dei luoghi, delle persone che abitano in quei luoghi, è tutto esperienza. Allora, quello che con tutte le squadre che abbiamo costruito attorno ai programmi di territorio abbiamo cercato di fare, con i conduttori che si sono cimentati in questo tipo di approccio, un approccio anche fisico, se volete, anche faticoso, al programma abbiamo cercato di fare questo, cioè il viaggio in Italia come esperienza di conoscenza, di curiosità, di dolore, di fatica, di cultura, di gastronomia, di senso. E sapere ogni volta che tu, quando chiudi una puntata, quando la mandi al montaggio, quando la mandi in onda, stai dando la possibilità a milioni di persone di conoscere cose che non hanno conosciuto. Perché girare tutta l'Italia per bene richiederebbe decine di anni. Beh, certo. Se noi volessimo conoscere davvero l'Italia. Quindi noi facciamo servizio pubblico andando, certo, a raccontare Venezia è bellissimo, ma è facile, l'hanno fatto in tanti. Raccontare un paesino nel Vallo di Diano, fra la Lucania e la Calabria o la Campania, a Barbicato, dove tu scopri che fanno un piccolo fagiolo, ma scopri anche che Carlo Pisacane, la spedizione di Carlo Pisacane, si sono fermati lì e alcuni abitanti l'hanno aiutato. Tu metti insieme una quantità enorme di elementi che ti restituiscono la complessità dell'identità italiana, e poi fai anche un'altra cosa. Dai la possibilità anche a piccole comunità di riconoscersi, cioè di avere... C'è un concetto identitario molto forte, ma anche di essere conosciute, ma anche di riconoscersi. Tra l'altro,